Sono grato a Napoli perché l'esperienza napoletana mi ha fatto riflettere su alcuni temi della contemporaneità in un modo in cui penso altrove non mi sarebbe riuscito. Il legame che Alberto Abruzzese ha con Napoli risale al 1972 con l'insegnamento alla facoltà di sociologia della Federico II. La sua permanenza in città dura 20 anni, dedicati a formare in una intensa carriera accademica un gran numero di studiosi. Da oggi Abruzzese è cittadino onorario di Napoli, un riconoscimento che gli è stato conferito stamane dal sindaco Luigi De Magistris alla presenza dell'assessore alla cultura Nino Daniele, quale attestato di stima e gratitudine da parte della città. Il grande tema che Napoli pone è quello di essere una città che smentisce, diciamo, tutte le regole e le semplificazioni del progresso. È stata una metropoli che non è arrivata ad essere metropoli, ma è andata addirittura oltre la metropoli. Ci sono dei temi che riguardano il premoderno, dei temi che riguardano il postmoderno, e quindi è davvero un luogo in qualche modo che fa da laboratorio alle idee. Un uomo di cultura, un comunicatore, un sociologo, un pensatore libero, un vero intellettuale che nella sua storia ha incontrato Napoli per un periodo molto lungo, per circa 40 anni. La città di Napoli, questa amministrazione, ama i pensatori liberi, gli uomini di cultura, quelli che vanno oltre i confini e che possono consolidare un percorso di costruzione di comunità di convivenza che vogliamo fare nella nostra città, e la cultura è ed è sempre di più l'elemento caratterizzante della riscossa e della rinascita della nostra città. Tra il pubblico numerosi ex allievi che hanno preso parte alla cerimonia organizzata nell'ultima giornata del Premio Napoli presieduto da Gabriele Frasca.